viaggio del TG2 fra i comuni virtuosi d'Italia, dove i servizi funzionano. Daniele Rotondo è andato a Latronico, in Basilicata. Sentiamo. Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, in provincia di Potenza, sorge Latronico, detta anche la cittadina del benessere, e c'è da crederci. Acqua a volontà, non solo petrolio in Basilicata, verde a volontà, tradizioni secolari e aria pulita. Latronico originariamente significava paese nascosto fra le montagne lucane. Qui l'aria è davvero salubre. Buongiorno signor sindaco. Buongiorno. Che aria tira in questo suo palazzo? È aria buona. Abbiamo fatto anche certificare alcuni punti del paese dove abbiamo trovato proprio punti di aria eccellente. Qui ad esempio nel centro del paese abbiamo il 42% di aria accettabile, il 38% di aria buona e il 20% di aria mediocre. Se si va nella zona delle terme? Beh, lì è aria eccellente, ma andiamo a vederla. E allora eccole le terme di Latronico, un piccolo gioiello, come dire benessere con l'ausilio della scienza. Eppure in uno scenario quasi fiabesco irrompe un'innovazione tecnologica contro incuria e vandalismo. Si tratta di un'applicazione per smartphone che abbiamo adottato come comune, che permette a tutti i cittadini di segnalare delle situazioni di incuria, di vandalismo, di problematiche sulla viabilità comunale, che ci permette di intervenire grazie a una georeferenziazione. E i risultati quali sono stati? I risultati sono ottimi, perché abbiamo oltre il 70% di tasso positivo di risoluzione delle problematiche, e grazie a questo riusciamo a intervenire puntualmente e dare anche ai cittadini una piattaforma semplice per comunicare i problemi che esistono sul territorio. Servizi che funzionano per la gente e non solo, anche nei confronti dei nostri amici a quattro zampe, con un beneficio per le tasche dei cittadini. È un servizio che il comune di Latronico ha proposto. Con un'adozione, se adotti un cane, ti viene praticamente dato uno sconto di 300 euro sulla TARI, che è la tassa dei rifiuti. Spettacolari.